Buongiorno viaggiatori, buongiorno. Dove andiamo oggi? Nuovo video. Sempre benvenuti sul canale. Sempre se non siete iscritti, iscrivetevi. Stiamo andando a vedere la Madonna Nera di Tindari. Vediamo com'è. Ci hanno consigliato tanto di vederla e ci stiamo andando. È tutta la strada in salita, purtroppo la Sicilia è stata martoriata dagli incendi, come avrete sicuramente sentito. Quest'area però è un'area protetta e sembra che non ci sia arrivato l'incendio. Vediamo, vi faccio vedere anche a voi. Dai, mettetevi un pezzettino di strada e proseguiamo. Eccoci ragazzi, siamo arrivati al parcheggio di Tindari, cioè della Madonna Nera di Tindari. Vi faccio vedere come ci siamo messi, c'è sempre rispetto dell'ambiente, del luogo, del posto e per non dar fastidio. Comunque c'era scritto anche camper e questo è il parcheggio, ve lo faccio vedere. Lì giù dove vedete c'è la cassa e c'è una navetta che ti porta fino al santuario e noi ci siamo messi così. Vedete? Cercavo di andare un po' più dietro, su un parcheggio un po' più... non davo fastidio, cerchiamo di non dar fastidio. Ci prepariamo e vi faccio vedere anche il mare, diciamo, dei Tindari da qua sopra. C'è foschia, ragazzi, c'è foschia. Vedete laggiù? Lì è un po' di, diciamo, montagna bruciata. Anche lì è arrivato il fuoco. Però sembra che da quest'altra parte li abbia... graziati, se vogliamo. Lì c'è una pineta molto bella, pulita, quanto sembra. E noi siamo qua. Ciao Ale. Comunque 3 euro tutta la giornata, 1 euro l'ora se state solo un'ora. E dovete grattare ovviamente la data d'appartenenza 2023 e poi la data esatta e lo mettete su cruscotto. Quindi tutto il giorno 3 euro. Poi il bus navetta che ti porta su è questo qui e praticamente costa 1 euro a persona andata e ritorno. Ma siamo 4 euro. Quindi mi sembra abbastanza economico. I cagnolini possono salire sul bus per arrivare su al santuario, quindi se avete cagnolini li potete portare. E poi lì giù ci stanno dei box, delle casettine dove vendono, diciamo, i gadget come un po' tutti i santuari. I prezzi sono contenuti perché passando ho visto che si aggirano intorno a 1 euro, 1,50 euro, 2 euro per, diciamo, statuine della Madonnina Nera, queste cose qua. E la cassa è rotta, ma c'è il primo box che sarebbe quello, il primo gazebo, dove lì c'è la biglietteria, quindi c'è una persona che si occupa dei biglietti perché i totem non funzionano, la sbarra è sempre aperta.
A me ci è piaciuto. Adesso arriviamo con le riprese del bus e ce ne ritorniamo al camper. Conclude qua ragazzi, speriamo di avervi fatto cosa gradita, di aver fatto vedere un bel santuario. A noi ci è piaciuto, ripeto, spero che vi sia piaciuto pure a voi. Come al solito iscrivetevi al canale qua sotto se non siete iscritti, lasciate il like se vi è piaciuto o un dislike se c'è qualcosa che vi è piaciuto, perché no. E, niente, noi concludiamo il video qua e un saluto e un abbraccio da Dronendis Family e da Freedom che sta laggiù, laggiù, laggiù. Vedete? Piccolo piccolo. Ciao ragazzi, grazie di essere stati con noi. Ciao ciao.